Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio un piccolo video, penso leggero, non tanto lungo, in cui vi faccio vedere come mi alleno nella mira. Allora, vi faccio vedere, giusto, questa è una crea partita, cosa faccio. Allora, metto ovviamente da me in una squadra e metto tutti Lucio a livello difficile, ma semplicemente perché in realtà non so quanta differenza ci sia nei livelli, ma io comunque metto il livello difficile. E metto sempre Industria Voskaya. Io squadra 1, loro squadra 2. Poi metto impostazioni, semplicemente mi cambio l'eroe che ha il rigeneratore biotico, il soldato 76, tempo di recupero 0, quindi posso piazzare tranquillamente sempre la cura, così giusto per potermi curare all'infinito senza problemi che mi ammazzino. È difficile anche che un Lucio ti ammazzi, è per questo che scelgo lui, oltre che ovviamente hanno la possibilità di tutti curarsi, quindi è più difficile che io lo ammazzi, e hanno la possibilità di avere velocità, quindi diventano difficili da colpire. Ma partiamo e andiamo a vedere un po' nello specifico. Allora, eccoci qua. Prendo sempre ovviamente il soldato 76, così ho cure, è uno che serve abbastanza mira per mirare. Non voglio usare un McCree perché sì, serve mira, ma non è un personaggio che comunque mi piace. Allora, essendo partita così e possibilità che entri altri giocatori, il match non inizia. Non inizia e quindi va in automatico in schermaglia. Io faccio così semplicemente. E l'intelligenza artificiale dei Lucio gli dice di stare sul punto. Quindi voi avrete la possibilità comunque di ucciderli stando lì. Come vedete vanno un pochino veloci e se state fermi vi massacrano. Cioè, a livello difficile, quindi vi massacrano comunque. L'importante è anche muoversi. Questo è uno stimolo comunque a muovervi, non star lì fermi e fare ta 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 ta, perché non riuscirete mai in una partita di Overwatch a stare fermi, dovrete comunque evitare i proiettili. Essendo loro proiettili abbastanza lenti, è comunque facile concentrarsi mentre le evitate, no? Vedete, mettete qualche cura, comunque ce l'avete infinite e iniziate a sparare. Dovrei mettere anche un caricatore più ampio, però non penso che si possa, non mi ricordo. Comunque, voi targettate un solo Lucio e andate tranquillamente. Ora, come ora, io sto usando le impostazioni, quelle più o meno base, a parte la sensibilità che io di solito uso 85. E ok, mira assistita normale. Questa è la mia sensibilità e adesso mi alleno un pochino. Allora, puntiamo sempre un Lucio, direi quel 2. Perfetto. Puntiamo giù questo, puntiamo il 3. Ah, pensavo andasse di là. Buono. Il 5. Tienlo, tienlo, tienlo. Non si sdanno ancora il boost, stranamente. Di solito rompono i coglioni con il boost di velocità. Mi tengo sull'high ground perché comunque questo si era bloccato. Ogni tanto succede. È più facile mirarli. Oh mio Dio, è più facile mirarli. È un po' più difficile mirarli da qua sopra. Ma comunque è la zona in cui un soldato normalmente dovrebbe stare. Ok, beh, questo è più o meno quello che faccio. Ora vediamo di renderla più difficile. Per renderla più difficile, ovviamente aumento pian piano la mia sensibilità orizzontale, che però, vabbè, quella è 100%, a me comunque sono abbastanza abituato alla velocità alta e non ho problemi. L'altra cosa è diminuire l'intensità della mira assistita. Attualmente io direi che 80% è buono. Si dovrebbe già mirare, notare la differenza. Questo qui sta dando la velocità, sei un figlio di puttana, vieni qua. Allora, no, no.
No, bello. Io ovviamente mi metto a mirare sempre quello più lontano, perché è la cosa un po' più difficile. Dovrei fare anche più colpi alla testa, ma è veramente difficilissimo dopo. Oh, mi sto scordando la vita. Tu non ti permettere di sopravvivere, stronzetto. Bravissimo. Allora, direi te con la velocità, Anna. Non si va a prendere la vita? Dai, Lucio, sei. Porca puttana. Sono concentrato troppo su di lui e ho perso la mira. E, cioè, non mi sono mosso abbastanza per evitare i proiettili. In realtà io potrei anche modificare altre cose, molte altre cose, come potrei darmi più vita, ad esempio, così da non morire, però questo mi stimola a non dover morire, bastardo, andato a curarsi. Quanto odio quando si danno la velocità, raga. Ovviamente, se riuscite a mirare bene un Lucio con la velocità... Porca troia, mi sono buttato giù. Adesso questi qui mi prendono, ammazzate. Perfetto. Oh, guarda questo. Oh, mi sono concentrato troppo su di lui. Stavo per morire. Se riuscite a uccidere un Lucio, ovviamente, uccidere, non so, un Mecri, un... uno Zignatta... sarà molto, molto più semplice, ovviamente. Bastardo. Dovrò provare anche con gli altri, con un Mecri, ad esempio. Però... mi piace più soldato, è più sulle mie corde, comunque. Dai, dai, vieni qui. Guarda il bastardo. Ora, giusto per farvi vedere, mi metterò nell'ultimo stadio, cioè quello... aspettate che mi devo arretrare perché non sta sdraiato. Metto l'ultima cosa, cioè quando faccio la mira assistita a livello 0. Lì è l'inferno. Si nota la differenza, si nota. Sembra di no, ma si nota. Allora, proviamo. Non mi sono ancora scaldato abbastanza, ma... mamma mia. Mamma mia. Allora, facciamo un po' a piazza pulita, così. Da averne un paio in meno è già meglio. E che non gli sta il mirino addosso. E forse questo è il livello proprio massimo di difficoltà che mi sono messo io. Adesso non l'ho quasi mai raggiunto in realtà, infatti dovrei stare qui abbastanza per poterlo effettivamente fare. Vabbè, quello lì l'ho ucciso con la... guarda che non ci sta. Allora, la cosa migliore ovviamente sarebbe fare sì la mira assistita tolta, ma comunque iniziare con una sensibilità bassa, un po' più bassa del normale. Io gioco sempre a 85, quindi 65 ti permetterebbe comunque di allenarti, ma è proprio tenere il mirino su uno che diventa difficile. Guarda come ballano. Vedete la differenza? C'è sempre un impedito, ma è proprio che non riesci. Pensate, uno su PC che vuole tentare di usare il mouse, però c'è l'analog, ma non ha la mira assistita, perché non c'è, cioè è l'inferno. E pensate invece quegli stronzi che su PlayStation usano sia la mira assistita che il mouse. Quelli sono veramente bastardi e meritano di morire. Vabbè, questo era il mio allenamento. È abbastanza buono, io uso sempre questa mappa, sì, perché comunque
mi piace abbastanza, ho l'high ground, mi permette al massimo di andare nella vita sotto a curarmi. Porca di quella puttana, se mi stai sfuggendo, amico. Ecco, bravo, muori. E loro comunque rimangono più o meno lì e hanno anche una vita, come vedete vanno a prenderla spesso. Quindi oltre a curarsi, a darsi la velocità, diventano abbastanza stronzi. Però ci sta come allenamento. Non vi farà diventare pro, perché... Però se siete abbastanza nabbi, non avete una grande mira, già vi allenerete. Anche con l'Helix, io qua lo uso l'Helix, perché è comunque un allenamento. Avere un'ottima mira con l'Helix di predizione, saper colpirlo bene, è una cosa necessaria per migliorarsi. Cioè, e comunque io questo allenamento, vabbè, lo faccio, ma ultimamente sto usando solo Mercy. Cioè, è giusto per tenermi allenato senza... Se per una volta mi serve un DPS e sono fuori allenamento, sono cazzi. Beh, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, spero vi sia interessata questa cosa, perché so che alcuni vorrebbero sapere come faccio a fare alcune cose, i miei settaggi. In realtà i miei settaggi sono abbastanza semplici, ho mira 85, cioè sensibilità 85, tutto il resto è uguale, non cambio praticamente a niente a nessuno, è sempre quello, è fisso. Non cambio mai, quindi adesso non so, magari tornerò a usare la sensibilità 100, però anche quella è difficile da utilizzare, però non lo so, si potrebbe fare. Vabbè, il video spero che vi sia piaciuto, se sì lasciate un like e condividete. Ciao! Grazie per aver seguito il video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere, inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!